come nasce l'idea del Panathlon Scuola? Beh, intanto è un'idea che è nata nel 1985 ed è nata proprio, e la parola lo dice, proprio per avvicinare la scuola allo sport e soprattutto al Panathlon, per fare in modo che nelle famiglie, attraverso la scuola, si parlasse di sport e si parlasse di Panathlon. Ed è nata proprio per evidenziare quanto il Panathlon stava facendo in allora e ha continuato a fare e continua a fare nell'ambito dello sport, e soprattutto nell'ambito dello sport nei confronti dei giovani ragazzi, delle ragazze, come in effetti si sta dimostrando adesso. Questa sera noi festeggiamo l'edizione numero non so del Panathlon Scuola, ecco, mi dice il presidente che è la 14ª, e festeggiamo un'edizione che è stata rinnovata rispetto a come era nato il premio Panathlon Scuola, perché era nato con la effettuazione da parte degli studenti di un elaborato grafico, di un tema, un anno nell'86 se non sbaglio, poi dopo, l'anno dopo era nell'87 o nell'88 era stato fatto un disegno, sempre a fondo sportivo. Nel 2001 l'abbiamo cambiato e l'abbiamo reso il più possibile aderente a quello che sono gli ideali sportivi, facendogli affrontare il tema dell'atletica, ma il tema dell'atletica vera, non scritta né disegnata. E quindi i ragazzi, come avete visto ieri martedì, i ragazzi si sono cimentati sul campo di atletica nuovo che abbiamo fatto, grazie a Dio, e che speriamo che il più presto possibile vada in funzione per tutti i ragazzi che vogliono fare dello sport, e ce lo auguriamo veramente noi che l'abbiamo fatto, finanziato, eccetera. E quindi noi questa sera stiamo festeggiando proprio questi ragazzi che hanno espresso quello che il premio Panathlon Scuola voleva fare, e cioè l'evidenziare il carattere sportivo dell'uomo e soprattutto evidenziare che lo sport allontana dalla cattiva compagnia, lo sport toglie dalla droga, chi fa sport non può drogarsi, non può nemmeno fumare, guardate, perché manca il fiato. E questo direi che è la cosa più positiva che c'è, che è il traguardo che noi abbiamo raggiunto e che vorremmo continuare nel tempo a raggiungere. Dottoressa, qual è il significato del Panathlon all'interno della scuola e dello sport in provincia? Ha un significato molto importante perché con questa bellissima iniziativa promuove all'interno delle scuole della provincia di Imperia lo sport. Sport inteso come sport non dilettantistico, e la stessa maglietta che i ragazzi ieri indossavano, che il giorno 21 insomma indossavano, il diritto di non essere campione, ha questo significato, cioè la voglia di fare sport per lo sport, per se stessi, per crescere in armonia con gli altri ragazzi e con loro stessi. Quindi è un contributo veramente fondamentale che fa, e per questo noi ringraziamo il Panathlon che ogni 2 anni ci dà questa grandissima opportunità. Quest'anno ha un significato particolare perché per la prima volta si è svolta sulla pista di atletica di Sanremo, che finalmente è pronta nonostante abbia ancora qualche problema di lavori da finire, con l'impianto di illuminazione e alcune problematiche ancora da terminare, come il rivestimento degli spogliatoi, ma no, questo non impedisce agli atleti di poter usufruire il campo al 100%, e quindi utilizzando gli spogliatoi e soprattutto utilizzando la pista, correndo, saltando e lanciando, che è lo scopo per cui è nata. Quindi mi fa molto piacere che il Panathlon abbia scelto la nostra pista, che tra l'altro in questi giorni avrà anche altri utilizzi agonistici da parte del CONI, del Provveditorato, quindi speriamo che sia un buon viatico per il futuro, che da oggi in poi la pista sia sempre utilizzabile da tutti gli atleti che avranno voglia, necessità e passione per usufruirne. Alessia, cos'è che ti lascia dentro questa manifestazione? Questa manifestazione è stata una bellissima esperienza perché abbiamo potuto passare assieme una bella mattinata divertendoci e facendo sport. Cos'è importante nello sport per te? Ma è partecipare, divertirsi e migliorarsi sempre di più. È stata molto bella tutta la manifestazione, però diciamo che il ricordo più bello è quando ho vinto, quando mi hanno dato la medaglia, come credo che sia normale. Ma anche il resto è stato molto bello, tutta la gara, poi anche come è stata organizzata, complessivamente tutte, ciao.
l'idea che lo sport non debba essere solo competizione, ma debba essere fatica per raggiungere un risultato, è un'ottima scuola di vita. Noi abbiamo a che fare con sportivi in mare, ma devo dire che anche dal punto di vista interno, spesso noi abbiamo nelle nostre file dei marinai che vengono dalle prime esperienze di lavoro, magari fuori, dalle prime esperienze fuori di casa, e vi posso garantire che si vede la differenza fra chi è sportivo e chi non lo è. Quindi tanti auguri a tutti quelli che vogliono fare sport.